e gli dei tirarono a sorte, si divisero il mondo. Zeus la terra ha degli inferi, Poseidon il continente sommerso. Apparve Atlantide, immenso, isole e montagne, canali, simili ad orbite celesti. Il suo re Atlante conosceva la dottrina della sfera, gli astri, la geometria, la cabala e l'alchimia. Questa che cos'è Atlantide? Perché tutti conoscete il mito di Atlantide, no? Si trova in Platone, tutti ricordiamo, sappiamo che si cerca questo continente perduto, si trova nell'Atlantico, nell'isola di Santorini, di qua, di là, e si immagina che Platone abbia scritto questo, raccontato questa vicenda, perché effettivamente corrispondeva a qualcosa che ai suoi tempi risaliva 10.000 anni prima, pensate un po'. Ma Platone, che sia o no esistita Atlantide, racconta questo mito per motivi politici. Questo mito di Atlante gli serve per introdurre quello che lui pensa sia la città ideale nel Crizia, nel Timeo e in alcuni dialoghi tarsi. Che, diciamo, questo simbolicamente ho messo la rappresentazione ricostruita dal testo di Platone di come doveva essere la città di Atlantide. Virtù politiche in Platone. Transitiamo dall'etica, che abbiamo trattato negli epicurei, gli stoici, gli scettici in generale, la filosofia greca classica. Partiamo dalle virtù, quindi per esempio saggezza, coraggio, temperanza e giustizia, le più classiche, le virtù cardinali. Però adesso le guardiamo non dal punto di vista strettamente etico, cioè per quanto riguarda la ricerca della nostra felicità o bene individuale. Vi ricordo che in Socrate filosofia vuol dire ricerca della saggezza, cioè della scienza del bene. Ma dal punto di vista, potremmo dire, collettivo o sociale, perché queste virtù che hanno una funzione per la nostra felicità sono anche assolutamente necessarie per la felicità di tutti. Cioè, se sono tutti virtuosi, secondo la visione antica, ma anche religiosa, cristiana, buddista, tutte le culture premoderne ed extra-occidentali ritengono che una società è felice se le persone che la costruiscono sono felici, e se sono felici se sono virtuosi. Quanto più siamo tutti buoni, bravi e anche magari belli, tanto più la società sarà buona, brava e bella. Cioè la società, secondo la visione tradizionale, rispecchia le virtù. Nell'antichità, quando c'era una crisi, ci si lamentava del fatto che non si aveva più virtù. I romani non erano più quelli di una volta, erano diventati decadenti, molli, corrotti dai greci o dai barbari. Si pensava che la crisi non fosse economica o politica, ma fosse morale, no? Cioè che la crisi morale, cioè il fatto che le persone agissero in maniera sbagliata dal punto di vista morale, perseguissero i vizi piuttosto che le virtù, fosse la causa dei mali della società. Anche Dante ragiona un po' così, no? Cioè i mali sociali vengono dei vizi, e viceversa, se la società funziona perché siamo bravi e buoni anche individualmente. Questa è l'idea tradizionale. Perché ve lo dico? Perché oggi raro ragionare così. Perché raro ragionare così? Perché oggi si ritiene che un altro è l'ambito politico e sociale, l'altro è quello economico. E nel mondo antico, come tutti, non solo i Platone, tutti gli autori antichi, fino ai medievali, anche del Tibet, della Cina, in tutto il mondo, tranne che l'Occidente moderno, si è sempre ritenuto che politica ed etica fossero intrecciate, si potesse essere felici socialmente e realizzati se lo si è individualmente. Se voi fate in mente locale il significato, per esempio, presso gli storici della virtù, lo si capisce, perché si è virtuosi se si realizza il proprio compito nell'ordine del cosmo o almeno della città. Quindi se uno è nato per suonare, quell'altro per coltivare i campi, il terzo per costruire, diciamo, ponti, e ciascuno realizza pienamente ciò per cui è nato, svolgendo una funzione per il bene degli altri, si realizza qualcosa di, come dire, buono dal punto di vista sia individuale che sociale, per cui uno realizza se stesso e contribuisce al bene comune. D'accordo? Questa visione è tipica, anche oggi si pensa un po' così, però oggi
Qual è la differenza fondamentale? Poi cominciamo a leggere Platone, perché non voglio dare proprio i commenti prima, voglio ricavare dal testo le informazioni. Oggi si tende a pensare che lo Stato esiste in funzione della felicità dell'individuo. Al centro c'è la dignità dell'uomo, l'individuo, il cittadino con i suoi diritti, cittadino, cittadina, e si tende alla massima gratificazione dei diritti, quindi dei piaceri anche, e di ciò che è giusto che ciascuno di noi goda, tendendo a estendere al massimo questi diritti, prima non solo agli uomini ma anche alle donne, poi anche a coloro che non appartengono alla nostra comunità, cioè si lotta, no, per estendere al massimo i diritti di cui godere individualmente. E la società, lo Stato, tutto ciò che è collettivo è concepito come qualcosa che dovrebbe, come dire, essere mezzo per la gratificazione dei nostri piaceri, quindi per soddisfare i nostri diritti, per cui noi siamo il fine, gli individui, e la società è il mezzo, lo Stato, per gratificare i nostri piaceri, per soddisfare i nostri diritti. Nella visione antica era esattamente contrario. Si pensava che la società fosse il fine e noi fossimo come gli organi di un organismo più grande messi al servizio di questo organismo. E il risultato non molto piacevole, tutte le volte che fosse necessario si riteneva che questi organi potessero essere sacrificati per il bene dell'intero. Pensate a una guerra, nella guerra i soldati erano per morire per il bene della comunità, ma anche in qualsiasi mestiere, in qualsiasi attività, l'ideale antico era quello che ciascuno facesse il suo compito, anche a costo della vita, perché il fine di ciascuno non era se stesso, ma la comunità. Pensate a quelle comunità primitive dove, per esempio, le persone anziane abbandonavano, anche i Friuli fino a qualche secolo fa, venivano, abbandonavano la famiglia e andavano a morire nel bosco, oppure nel caso degli esquimesi, nei ghiacci, perché non più in grado di aiutare la famiglia a mantenersi economicamente, è un peso per la famiglia, se ne andavano, perché pensavano di essere più utile a nessuno. Anche Platone, se trovano dei passi così, si allude al fatto che chi non è in grado di aiutare gli altri è meglio che abbandoni, diciamo, la comunità, o sia abbandonato, perché non è più funzionale all'interno. Questa visione, che a noi sembra anche poco umana, disumana, era tipica della società tradizionale, perché si riteneva che noi fossimo al servizio della comunità e non la comunità al servizio nostro, semplificando al massimo. L'idea che vedo al contrario è tipica della rivoluzione francese e della civiltà moderna, no? Nasce con l'illuminismo, un po' prima con la filosofia moderna, ha una sua così origine, se vogliamo, nel cristianesimo, in un certo senso, però si è affermata nella modernità. Ma nei paesi extraeuropei e nelle civiltà premoderne, compresa quella greca classica, si ragionava in modo contrario. Se voi leggete gli autori latini, trovate continuamente questa idea che ciascuno di noi è al servizio della comunità e la virtù individuale è tale quando è, come dire, funzione del bene comune. Se ci pensate anche il tipo di virtù che viene suggerita, o anche i comandamenti che Dio prescrive al popolo ebraico, sono tutti comandamenti funzionali alla vita sociale: non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza. Tutti questi comportamenti servono per evitare la guerra di tutti contro tutti, il conflitto, l'avidità, no? C'è la società, perché se uno accumula denaro lo sottrae ad altri e non produce ricchezza, non produce lavoro. Se uno, diciamo, è adulterino, adultero, tradisce la propria moglie e va con un'altra donna, al di là dei problemi personali che questo crea, nascono problemi perché non si sa i figli chi siano, è un problema anche sociale. Oppure se uno mente in tribunale e uno che è innocente viene considerato colpevole e si creano danni alla società. Cioè tutte le virtù che noi dovremmo esercitare nella nostra felicità sono anche utili al bene comune, secondo la visione antica. D'altra parte, possiamo essere felici se non sono felici gli altri? Secondo la visione antica ciò non è ragionevole. Come in famiglia, una famiglia è armoniosa e felice, sono felici tutti, non può essere felice uno e l'altro no. Così anche in una comunità dovrebbe essere lo stesso. Per cui se pensate a tutti alla retorica, anche degli autori antichi, c'è sempre questa, si insiste su questo tasto. Una città, Roma, Atene, quella che sia, è felice quando tutti lo sono e tutti fanno il bene degli altri. D'accordo? Questo è il discorso così che facciamo gli antichi. Adesso iniziamo a vedere cosa dice Platone nel famoso dialogo, che non è il Crizia dove parla di Atlantide, o altri dialoghi tanti, ma il dialogo centrale, che dura addirittura 10 libri, lunghissimo, ovviamente io ho tagliato quasi tutto, e vi ho estrapolato alcuni passi dalla famosa Repubblica di Platone, in greco Peripoliteias, no? Sullo Stato, sulla Costituzione. È la prima grande opera di filosofia politica. È
anche l'unica che noi studieremo per un bel po' di mesi o anni, perché poi ne riparleremo forse in quarta o in quinta, no? E filosofia politica, che però per gli antichi è una diramazione dell'etica. Pensate che anche l'etica di Aristotele, l'etica nicomachea, noi la chiamiamo così, ma quando Aristotele introduce questo argomento dice che questo è un trattato di politica. Per gli antichi etica e politica si confondono per i motivi che abbiamo appena detto. Allora, il problema è quello della giustizia. Vi ricordo che in Platone la giustizia è, come dire, una virtù, delle quattro virtù cardinali, ma è quella che funge da trait d'union, diciamo, da passaggio tra dalle virtù individuali a quelle sociali, se ci pensate bene. La domanda è proprio di cosa consiste la giustizia. Allora, dice questo, il dialogo tra Socrate e due interlocutori, qui non è probabilmente Socrate, probabilmente ormai siamo già con Platone, no? Dice a un certo punto Glaucone, chiede a Socrate, dove metteresti giustizia? Nel più bello tra i beni, quello che deve amare per sé e per i suoi effetti. Vedete, la virtù della giustizia la si ama per se stessa, perché chi è giusto sarà anche felice, come per tutte le altre virtù, però anche è mezzo per la felicità non solo propria ma degli altri, quindi è sia un fine in sé che un mezzo per il bene altrui, quindi è sia da godere di per sé sia anche per i suoi effetti, quelle cose che io chiamo feconde, che sono le cose più belle della vita, non so, io studio filosofia, mi appassiono, mi piace tanto, è quasi un gioco, prendo 9-10, ma poi mi servirà anche poi, anche dopo, e quindi sia ne godo adesso sia mi servirà dopo. Sono dei piaceri molto intensi che però non danno nessun tipo di fecondità, anzi sono poi magari nocivi, come aversi, non so, un fiasco di vino, sì mi piace ma poi sto male. Invece se mi piace giocare a tennis o, non so, fare nuoto, sia mi piace sia poi divento più robusto, quindi ci sono dei piaceri che diventano anche poi, e così anche praticare la giustizia, bene per sé ma anche per gli altri. I più penso che sia una cosa grafosa, la si fa per i vantaggi, per la reputazione, che noia, mi tocca rispettare le regole, vorrei trasgredire, vorrei trarre dei piaceri, ma purtroppo devo rispettare le regole, per cui si è giusti quasi perché ci si costringe a esserlo. No, dice Socrate, in realtà è un'opinione corrente, quello che veramente conta è rendersi conto che la giustizia è bene non solo per gli altri, ma anche per se stessi. È un piacere essere giusti, non è solo un dovere. Mi ricordo che c'era un ministro che poi è morto proprio per questo, che diceva è bello pagare le tasse, e tutti, ma che no, cioè, le tasse purtroppo dobbiamo pagare, ma dire addirittura che bello. Ma uno che ama lo Stato e la giustizia è contento di dare un contributo, diciamo, alla società pagando le tasse in modo onesto. Non è solo che lo fa perché ha paura dei controlli, ha paura di essere scoperto, se non lo fa dice tocca pagare perché qua si rischia se non la galera. No, io pago felice di poter dare un contributo, ovviamente se lo Stato funzionasse bene sarei anche più contento, però diciamo si può addirittura, non, adesso dico una cosa provocatoria, godere nel fatto di pagare le tasse, perché ci si sente a posto con la coscienza, si ha fatto il proprio dovere, questo è lo storico direbbe così, no? Addirittura lo storico si suicidava se l'imperatore tiranno come Nerone gli impediva di fare il proprio dovere, cioè non si suicidava uno perché era costretto a pagare le tasse, ma si sarebbe suicidato se gli veniva chiesto di non pagarle, non so se avete capito la logica di questa visione qua. Naturalmente bisogna argomentare, com'è possibile che fare le cose giuste sia così piacevole, sembra piuttosto pesante. Allora qui c'è una proposta che fa Socrate, dice siccome studiare la giustizia negli individui è difficile, è facile capire cosa vuol dire essere coraggiosi, temperanti e saggi, ma cosa vuol dire essere giusti verso se stessi? Non è tanto facile, facciamo così, vediamo cos'è la giustizia nella città, prendiamo la città come un modello ingrandito dell'individuo e poi applichiamo quello che abbiamo attribuito alla città all'individuo. Vedete che l'individuo e la città, la polis e la psiche, diciamo l'individuo e la città, sono visti uno come un modello dell'altra, c'è una forte, come posso dire, gioco di specchi tra l'individuo e la società. Vedete questa visione tipicamente antica, oggi non ragioneremo così. Non so se avete studiato, c'è un famoso apologo di Menenio Agrippa, no? Nell'antica Roma, il quale a un certo punto, per convincere i plebei a rinunciare alla contestazione dei patrizi, fece il famoso discorso e disse, cari plebei, noi siamo i patrizi, quelli che governano la città, voi siete i plebei, c'è bisogno di noi come di voi, una città non può vivere se non ha la testa, le gambe, lo stomaco, i piedi, come, cioè, nel senso come un corpo umano deve avere la testa, i piedi, le gambe, ci sono, ognuno svolge la sua funzione, anche nella società c'è chi comanda e chi obbedisce, se no la società non funziona. E i plebei si convinsero e si scesero a patti con i patrizi, cioè capirono che devono stare al loro posto.
ottennero determinati risultati, no, in questa lotta, però non vollero sostituire i patrizi o distruggere i patrizi, perché compresero che c'è bisogno della testa come delle gambe. Questa visione è tipicamente classica, cioè che la società giusta non è la società di eguali, come pensiamo noi, è una società di diseguali, in cui però ognuno svolge la funzione per il bene di tutti. Pensate anche al Medioevo, no? Oratores, Bellatores, Elaboratores. Non è Robin Hood, non lotta perché il re venga cancellato e si instauri la Repubblica, o si abolisca la differenza tra contadini e nobili. Non lotta per quello. Però se i nobili abusano i loro poteri, impedendo ai contadini di fare ciò che tradizionalmente si riteneva giusto, per esempio raccogliere i frutti di bosco, e cominciano a recintare le terre, impedendo ai contadini di fare ciò che è giusto, Robin Hood e altri combattono contro i nobili, perché stanno creando uno squilibrio nei rapporti tra le classi. Ma una volta che l'equilibrio viene ripristinato, contadini, nobili, borghesi, e tutti contenti, nessuno pensa al borghese di dover essere un nobile, il nobile di essere un contadino, o viceversa. Ognuno sta al posto suo, come anche San Paolo diceva ai cristiani, ognuno rimanga nel suo stato, chi è schiavo, schiavo, chi è libero, libero, chi è uomo, uomo, chi è donna, donna, la donna obbedisca al marito, tra parentesi, diceva San Paolo. Ognuno deve fare ciò che la natura e la società gli chiede di fare. Se sta nei limiti, si realizza la giustizia. Questa è la visione classica, è molto importante da capire, per capire quanto nuova è stata la rivoluzione francese e la società nostra, in cui invece si pensa non che la giustizia sia nel stare ognuno al proprio posto, anche sopra o sotto, secondo chi si è, ma nell'essere tutti uguali, tutti con pari dignità, con pari valori, con pari opportunità. Questa è una visione tipicamente moderna, che non è assolutamente tradizionale. E questo, per capire l'importanza della nostra concezione, bisogna confrontarla con quella antica. A questo punto ho fatto questo paragone tra lo Stato e l'individuo, io vi ho riassunto, vediamo perché c'è bisogno dello Stato. Secondo me, dice Socrate, lo Stato, qui vedete Socrate parla un po' troppo per essere maieutico, e cosa dicono i suoi interlocutori Glaucone e Adimanto? Certo, nessun altro, certamente, è proprio così, sì. Quindi si rovescia il rapporto. Il filosofo fa come faccio io a scuola, fa la discussione e il suo discepolo dice sì, certo, Socrate ha ragione, Socrate. Cioè, non è proprio la maieutica come era nei primi dialoghi. Qui si capisce che è Platone che sta sviluppando la sua dottrina. Chiaro, no? Comunque, com'è lo Stato? Si forma perché nessuno di noi può bastare a se stesso, avendo bisogno di una grande quantità di cose. Certi bisogni e certi altri ci uniscono gli uni agli altri, finché la stessa quantità di bisogni raccoglie in un stesso luogo più uomini, si danno aiuto reciprocamente. E ciò abbiamo dato il nome di Stato, o in greco polis. Quindi si nasce lo Stato quando sostanzialmente nessuno si preoccupa di tutto, per sé o per la propria famiglia, ma uno fa soprattutto qualcosa e qualcun altro fa soprattutto qualcos'altro. E ciascuno scambia con l'altro ciò che fa per sé, per l'altro. Esempi, ricostruiamo una città per via logica, a partire dalle fondamenta. Il primo e fondamentale bisogno è quello di procurarsi il cibo per mantenersi in vita, certo. Il secondo avere un'abitazione, il terzo avere vestiti. Ma come può una città soddisfare tanti bisogni? Uno dovrà fare il contadino, un altro il muratore, un altro il tessitore, e dovremmo aggiungere il calzolaio, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, ciascuno di essi, il contadino, il muratore, il tessitore, dovrà mettere la propria opera al servizio di tutti gli altri. Il contadino dovrà produrre il cibo per tutti, dedicherà questo tutto il suo tempo, oppure provvederà da solo il cibo per sé e dedicherà il resto del tempo a costruirsi la casa, a farsi i vestiti, le scarpe e a produrre da sé le cose che gli servono. No, il modo più semplice è il primo, il contadino produce per sé per gli altri, il costruttore costruisce le case per sé per il contadino, eccetera, eccetera, no? Qui c'è la cosiddetta divisione del lavoro, su cui hanno riflettuto fino ai giorni nostri vari filosofi, anche economisti, Adam Smith nel 700, ma già Platone aveva capito che la società esiste perché gli uomini, a differenza di certi animali, hanno capito che conviene mettersi insieme, perché così ognuno si specializza in un'attività che sa fare meglio degli altri e la fa al servizio degli altri. Notate che non si parla di denaro. Nella visione platonica il denaro non dovrebbe servire, perché ognuno spontaneamente fa ciò che viene per gli altri e riceve dagli altri ciò che gli altri fanno meglio di lui. In questo modo, come in una famiglia, no? Non c'è scambio di denaro. Uno si occupa delle bollette, quell'altro pulisce la casa, quell'altro pulisce, insomma, fa da mangiare, ci si divide i compiti, no?
E così la società dovrebbe essere una famiglia allargata in cui ognuno si specializza in qualcosa per il bene degli altri. È più razionale che, non, che ognuno faccia tutto da solo, costruire le scarpe, le case, no, sarebbe da impazzire. Quindi la società nasce per questo motivo legato ai bisogni, per motivi economici. Notate che in greco polis traduce sia stato sia società, non si distingue tra lo stato come entità politica dove c'è un governo che comanda delle leggi e la società come insieme di individui che interagiscono economicamente. Le due, la distinzione è moderna, risale a Hegel addirittura, all'età dell'800-700. Nel mondo antico si parlava di città, polis, stato, società come sinonimi. È la comunità, diciamo, no? Che si dà anche una forza militare, ma che poi funziona anche sul piano economico. Questa società o polis è costruita così, voglio che ciascuno faccia il mestiere che poi fa sì che aiuti anche gli altri, giusto? Quindi avete capito, divisione del lavoro, ognuno fa ciò che è meglio per sé e per gli altri, e questo è giusto, ed è anche utile, no? Realizza ciascuno e realizza gli altri. E adesso andiamo avanti, funzione e natura dei custodi dello Stato, quindi il contadino deve fare il contadino, il muratore il muratore e così via. Poi qui Platone è assolutamente antimoderno, perché lui pensa che se uno è nato in una famiglia di contadini, vede i genitori fare i contadini tutto il giorno, cosa fa il contadino? Impara subito a fare ciò che fanno i genitori. In quell'altro vive una famiglia di muratori, vede i suoi genitori fare i muratori, farà il muratore. È rarissimo che uno che fa il contadino voglia fare il medico, uno che fa il medico voglia fare il contadino, cioè uno che è vissuto in una famiglia di medici voglia fare il contadino e viceversa. Secondo noi dovremmo dare a tutti pari opportunità, cioè uno nasce in qualsiasi famiglia deve poter scegliere di fare qualsiasi cosa. Ma nella visione antica questo è uno spreco enorme di energia, perché di fatto la prima scuola è la famiglia. Uno impara dai suoi genitori, dalla sua famiglia anche allargata, un certo mestiere e tendenzialmente farà quello, è quello che gli viene più naturale. La società ne ha un vantaggio perché avrà una famiglia di contadini che avranno per eredi altri contadini che faranno i contadini che serviranno tutti gli altri, poi ci sarà la famiglia dei medici, eccetera, eccetera. Quindi dal punto di vista sociale, se non guardate alla giustizia in senso moderno, cioè che ognuno possa realizzare se stesso come meglio crede, ma guardate al bene comune, è anche abbastanza razionale che ognuno faccia ciò per cui è tendenzialmente nato, no? Naturalmente Platone sa che certe volte abbiamo dei figli di contadini che hanno una carattere, un'indole, una natura che non li rende tanto buoni come contadini. Potrebbero essere tolti alle famiglie, anche una certa violenza, educati per diventare custodi o addirittura capi della città. Viceversa, alcuni capi della città, alcuni membri di famiglie, diciamo, altolocate, che si rivelano indegni, possono essere declassati, no? Perché sempre per il bene comune, non per il bene loro. Però sono casi rari. Tendenzialmente ognuno tenderà a fare ciò che è meglio per lui. I casi rari in cui c'è mobilità sociale sono sempre concepiti in funzione del bene comune, perché uno non è in grado di fare ciò che la sua famiglia vorrebbe che facesse, quindi deve fare un'altra cosa, superiore o inferiore, a seconda delle circostanze. D'accordo? E quindi adesso parliamo dei custodi. Come il calzolaio abbiamo vietato di fare il contadino, è importante che anche l'arte della guerra sia fatta a dovere, ovviamente per il mondo antico, ma anche per noi, la difesa della città stessa è fondamentale, perché è la condizione di esistenza di tutto il resto. Non c'è economia se non c'è politica, se non c'è la capacità di difendere una polis da poteri, da possibili attacchi, la polis si dissolve. Quindi ci vuole una classe di custodi che sono un po' sia soldati che poliziotti, cioè hanno una doppia funzione, no? Di gestire l'ordine interno e anche la difesa dello Stato. Questi custodi devono fare solo quello, come i contadini sono quello, i muratori sono quello. Benissimo. Come devono essere questi custodi? C'è differenza tra un cuccio di buona razza e un giovane di qualità riguardo la capacità di fare la guardia? Sia il cuccio di buona razza, parliamo di cani, che i giovani devono avere fiuto, sensi acuti, sapere presentire il nemico, avere l'agilità a inseguirlo, insomma, per farlo breve hanno bisogno di coraggio. Ecco, i custodi, a differenza degli altri, hanno una virtù a loro, diciamo, dedicata, il coraggio. Una città non può esistere se non c'è una classe di persone che è particolarmente coraggiosa, è capace di dare la vita per il bene degli altri, i custodi, che sono pronti a morire per il bene di tutti. Non tutti sono così coraggiosi. Quindi bisogna selezionare o lasciare che, diciamo, crescano questi custodi, cioè gente capace di dare la vita per la città.
e non quindi mettere prima il bene comune rispetto al proprio. Paragonati a dei cani. Perché dei cani? Perché i cani darebbero la vita per il loro padrone. E perché i cani non lupi? Perché il rischio, qui vi riassumo, è che se io coltivo o allevo degli uomini, anche delle donne, perché per Platone il modello è Sparta, quindi vanno bene anche custodi di donne, allevo delle persone, diciamo, molto aggressive, che sono capaci della vita per la città, però sono anche estremamente aggressive, potrebbero diventare molto pericolose per la città stessa, no? Vedete? È necessario che siano miti con i loro edumi, con i nemici, se no si distruggeranno da sé, prima ancora che cerchino di farlo agli altri. Beh, bisogna che questa gente molto aggressiva e coraggiosa sia però educata, sia un cane e non lupo, deve essere addomesticata, con mantenere l'aggressività, ma orientarla nei confronti del contro il male, a difesa del bene. D'accordo? Questa è l'educazione che richiede i custodi. Come devono essere questi custodi? Guardate un po', avere natura irascibile. Vi ricordate? Cominciamo a individuare le virtù che già conosciamo. Il custode deve essere irascibile, cioè sapersi indignare di fronte ai torti che subisce lui o la città, le persone che gli sono care. Deve saper reagire ai torti che subisce. Non è come lo storico che perdona, o il cristiano. Il custode deve sapersi battere quando viene ferita l'onore suo o della città. Deve essere quindi irascibile, ma contenere l'ira agli scopi della giustizia. Deve utilizzare, orientare questa ira con coraggio per difendere la città, non per aggredire i propri cani. D'accordo? Deve essere educato come un cane, sostanzialmente, no? Addirittura si dice che il cane è l'animale più filosofo, perché ama la saggezza. Il cane tende a fare ciò che è bene perché viene addestrato a ciò, e non a fare ciò che è male. Quindi ama la saggezza. Quindi il cane è l'animale più filosofo, intelligente, ma usa questa intelligenza per il bene del suo padrone o di chi lo ha allevato. Non usa questa intelligenza come il lupo, magari per diciamo, mangiare le pecore del pastore, ma viceversa la usa per difendere il pastore, le sue pecore e la comunità di appartenenza. Quindi è intelligente e buono il cane. Quindi è un animale filosofo. Se avete amato i cani, sapete che Platone apprezza molto i cani, perché li considera modello dei custodi della città. Quindi, coraggiosi, e irascibili, ma nella misura giusta che è orientata. E quindi questi custodi, come devono essere? Filosofi, irascibili, veloce e forte. Ecco la natura che deve avere chi difende lo Stato. Come devono essere educati questi custodi? Mediante cultura ginnastica. Qui la parola cultura in greco sarebbe musiche, cioè letteralmente musica, musica e ginnastica. Ma musica significa in greco ciò che corrisponde tutto ciò che ha a che fare con le muse. E le muse presiedono non solo la musica in senso stretto, ma anche la poesia, la storia, tutto ciò di cui sono patrone. Quindi diremmo quello che noi chiamiamo cultura, letteratura, poesia, musica. E poi c'è la ginnastica, praticamente quello che studiate voi a scuola. Quindi i custodi devono essere istruiti, a differenza dei contadini, dei muratori che fanno direttamente la loro famiglia, il loro mestiere, dallo Stato, in scuole, come l'Accademia Platonica, dove prima fanno ginnastica, diventano forti nel fisico, per difendere la città, ma soprattutto, più importante di tutti, devono essere educati, paedagogia, cioè deve esserci qualcuno che lì a destra a distinguere bene dal male, fare bene e fuggire il male, anzi combattere il male. Perciò in cosa consisterà questa cultura? Mediante favole costruite, noi diremmo, morali, come le favole di Esopo, di Fedro, favole in cui si insegni a praticare la virtù e non il vizio. Anche oggi, per esempio, io ho un bambino di 5 anni, sono dei cartoni animati educativi e cartoni animati, insomma, che sono un po', no? Con dei mostri così in cui si va a suscitare qualche, diciamo, paura del bambino, o magari gli si fa quasi lo si fa divertire, a quanto più marachelle fa, tanto più quello si diverte, perché il corto animato stesso invita a trasgredire certe regole. Magari il bambino si diverte, ma non è molto educativo, perché dopo mi imita questi personaggi dei cartoni. Allora gli faccio vedere i cartoni un pochino più educativi, in cui curiosamente il protagonista vince sempre quando obbedisce la mamma e papà, e allora sì, ha il premio, se no viene punito. Allora, se voi insegnate ai vostri bambini o ai custodi della città, date dei modelli positivi, dei romanzi, delle opere poetiche, dell'epos buono, allora
Ebbene, per esempio Esiodo sì, Omero no, perché Omero rappresenta gli dèi un pochino viziosi, un pochino non molto divini, no? Nel senso che integrato anche Platone. Quindi bisogna emendare la cultura, è Platone per la censura, bisogna educare le persone della città come noi educheremo i nostri figli. Ci sono, c'è il pallino rosso, non vietate di noi di top, no? Cioè ci sono scene di sesso, di violenza che non devono essere mostrate. Questo vale per i minori, per noi, poi uno diventa maggiorenne e fa quello che vuole. Per Platone no, per tutti quanti ci vuole un'educazione costante per tutta la vita in cui si filtrano solo i contenuti positivi, perché bisogna educare le persone a fare il bene e non il male. Pensate alla Chiesa. La Chiesa per secoli ha censurato tutto, ma non per cattiveria, perché voleva che i cristiani avessero sempre solo modelli positivi, i santi, e non, come si chiama, diabolito, che ne so io. Cioè, ci vuole un modello da imitare per diventare come lui, e non uno da imitare per diventare un criminale, d'accordo? Perciò la censura alla cultura e all'arte nasce con Platone per motivi pedagogici, perché si ritiene che si debba purificare gli argomenti di studio per far sì che la gente diventi una custode della città ben educata. Quindi tutti i valori positivi, mediante musica, e quello che adesso non possiamo leggere, alcuni ritmi sì, quelli militari, quelli che danno un certo tipo di pathos, certi ritmi musicali molli, certe musiche un po' sensuali, no, perché mi si rabollisce il custode non va più alla battaglia, si innamora, si perde con le donne o con i suoi, diciamo, con i suoi simili, perché magari sono anche omosessuali, insomma, non devono praticare la sessualità, devono combattere, per cui questi ritmi sì, tetramico, trocaico, tre quarti, due quarti, che ne so, il valzer, la mazurka, no, cioè diciamo, certi ritmi studiati dai greci, no? I ritmi dorici si chiamavano sì, i ritmi ionici no, il tempio dorico sì, partenone sì, tempio ionico no, perché il capitano ionico mi ramollisce la persona, avete capito? Quindi c'era tutta una sì, è così, perché il tempio è proprio quello corinzio, quella peggio, tutti i rammenti, no, ci vuole il tempio dorico, il partenone, Sparta, il modello di Platone, Sparta. Bisogna che i custodi diventino come gli spartani. Per cui, ecco, altra cosa che i custodi devono fare, il comunismo, e questo è il più bello di tutti. Il comunismo, non so se lo sapete, nasce con Platone, ma è il contrario del comunismo moderno. Il comunismo moderno, dottrina di Marx, direi in quinta circa, sostiene che bisogna distribuire i beni, diciamo i mezzi di produzione, non devono essere mai dei capitalisti, ma tutti devono poter fruire, perché se no, c'è chi si arricchisce a spese di altri in sostanza, no? Per cui il comunismo si riferisce alle classi povere, alle classi più basse, che devono poter partecipare delle ricchezze dei più ricchi, e il comunismo vuole distribuire queste ricchezze a tutti, poi capiremo meglio perché studiando Marx. Il Platone invece pensa al contrario, i contadini devono avere il loro campicello, il muratore, i suoi attrezzi, le classi più basse fanno il loro lavoro essendo, avendo la proprietà privata dei propri beni. Invece i capi, i potenti, i ricchi, cioè i custodi della città, che poi governano la città, non devono avere niente di proprio, perché se avessero qualcosa di proprio, entrerebbero in quello che oggi chiamiamo conflitto di interessi. Cioè, io avrei, che so, un'azienda e sarei anche il capo dello Stato, il capo di una divisione dell'esercito, e mi trovo a dover decidere se difendere la mia azienda o lo Stato. E a volte potrei privilegiare la mia azienda, la mia famiglia, perché magari il nemico mi dice sì, io invado Atene, io spartano, però se tu passi dalla mia parte la tua azienda sarà salva. Però in effetti non è cattiva idea. Cioè se io ho degli interessi economici forti, sono in conflitto continuo tra l'interesse comune e i miei. Anche oggi è così, no? Molti politici sono stati accusati di conflitto di interesse, però si ritiene che parliamo di interessi grossi sulle televisioni, nell'industria automobilistica, se divento il capo del governo e ho un'azienda automobilistica, farò una legge, guarda un po', che favorisce la mia azienda, no? E mi viene una tentazione forte, perché io nel governo, il governo mi dà poco in termini economici, ma la mia azienda mi dà molto di più, quindi appena sono sindaco, capo del governo, qualsiasi altra cosa, userò il mio potere politico per avvantaggiarmi come cittadino privato. Platone ha una soluzione molto drastica. Chi comanda non può avere niente, zero, come i francescani, non può avere alcunché, è privo di controcorrente, non ha niente, quindi se non ha niente non può arricchirsi con nulla, è tutto ciò che ha, è ciò che è comune a tutti gli altri, sia per i beni che per quanto riguarda le donne, e questo molti si sono, come dire, appassionati all'argomento, cioè non esiste una moglie del custode, né un marito, perché anche le donne, se custodi,
specifica. Il fatto che non ci sia una moglie e marito, cioè non c'è una famiglia, come dire, nucleare, ma ognuno ha per moglie tutti gli altri custodi, e ogni custode, ogni donna custode per un marito degli altri custodi, che uno fa delle fantasie, no, su questo argomento, però notate che non ha questo, cioè l'obiettivo qual è? Che i figli non si sa di chi sono. Secondo Platone, qui Aristotele lo critica, se io, ci sono tanti bambini che girano e non si sa di chi sono figli, io li amo tutti come se fossero i miei figli, non posso distinguere chi è mio figlio da chi non lo è, non distingo chi è mia moglie da chi non la è, siamo tutti mariti e mogli di tutti e i figli sono di tutti. Quindi, secondo la visione di Platone, i capi della città sono un'unica grande famiglia in cui sono tutti uniti a tutti senza che uno privilegi una persona rispetto all'altra. Quindi sia i beni che le persone sono care a tutti allo stesso modo. L'eguaglianza, Platone la riferisce non a tutto il corpo politico, come le dottrine, per esempio, comunistiche moderne, ma ai capi. I capi devono avere una isonomia, un'eguaglianza di trattamento. Qualcosa del genere c'era a Sparta. Gli spartiati condividevano tutto, mangiavano tutti assieme, in casermoni, uomini e donne. Perché? Perché si riteneva che così si potesse praticare meglio, diciamo, il bene comune. Qualcosa del genere è refluito nel cristianesimo, non attraverso la comunione delle donne, ma attraverso la rinuncia di tutti i monaci alla sessualità, mediante la castità. I monaci, per esempio, o i frati francescani, condividono i beni che non possiedono individualmente, praticano le virtù e non possono dedicarsi agli vizi. Ciascuno fa ciò che fa per il bene degli altri, non ha niente di proprio a cui possa tenere più di quanto possono tenere gli altri. Anche i monaci tibetani fanno così, cioè in molte culture specialmente religiose i gradi più elevati sono fatti da persone che non possiedono nulla di proprio, perché tutta la loro vita è devoluta al bene comune. Anche il celibato dei preti, per certi aspetti, è la versione cristiana del comunismo platonico. Platone diceva: mettiamo tutte le donne in comune. La Chiesa dice: non diamo nessun sacerdote una propria moglie, un proprio figlio, perché finirebbe per trascurare la parrocchia e i parrocchiani a favore della propria famiglia. Invece, se uno non ha famiglia propria o considera propri cari tutti gli altri, siamo più sicuri che pratichi il bene comune. D'accordo? Questo per quanto riguarda il famoso comunismo platonico. Quindi, ecco, vediamo le virtù della città: sapienza, coraggio, temperanza e giustizia. Abbiamo visto che se noi vediamo come deve essere una città, questo è il modello anche per l'individuo. Adesso vediamo come la città, concludiamo il discorso vedendo come tutto questo si riverbera negli individui. Allora, come deve essere una città ben costruita? Deve avere sapiente, coraggiosa, temperante e giusta, cioè le famose quattro virtù cardinali, riferite però adesso alla città. Cosa vuol dire che la città deve essere sapiente? Vuol dire questo: bisogna che compia buone scelte, la sapienza, la scelta del bene, con saggezza. Una città saggia è una città che fa sempre la scelta giusta, combattere o no con un'altra città, allearsi o no con un'altra città, si può sbagliare, ma più si è saggi, più i capi sono saggi, più le scelte politiche saranno sagge, economiche, quelle che siano. Quindi è una scienza, è la scienza che deve guidare la città. E qual è questa scienza? La scienza dello Stato, la scienza politica, che deve condurre la città. E in quali cittadini troverà questa scienza politica? Nei custodi. Perché sono quelli che hanno coraggio, temperanza, giustizia e anche la saggezza giusta per riconoscere il bene. Però qui non è approfondito in queste prime parti della Repubblica, poi si capirà che non tutti i custodi possiedono questa scienza del bene, ma solo i più, diciamo, saggi tra questi. Chi sono i più saggi tra tutti i custodi? Chi saranno? I filosofi. Sono i filosofi, cioè quelli che praticano tutte e quattro le virtù nel modo più pieno di tutti, avendo saggezza, coraggio, temperanza, giustizia, sono quelli più in grado di governare lo Stato. Quindi la dottrina di Platone, la dottrina platonica è questa qua. Ebbene, caro Glaucone, non ci sarà tregua ai mali delle città né a quelli dell'umanità che lo Stato che andiamo delineando non potrà vedere la luce se prima gli Stati non abbiano il potere filosofi o quelli che oggi si dicono re o sovrani non diventino veri e seri filosofi, in modo da far coincidere la stessa persona il potere politico e la filosofia, e da mettere fuori gioco quelli sono volti che perseguono l'uno senza l'altra. Perciò, qual è il discorso che fa Platone? E perché bisogna che i filosofi governino? Perché se il filosofo è colui che ha la saggezza e le altre virtù, conosce ciò che è bene per sé e per gli altri, deve governare chi sa ciò che è bene per la città, non chi lo ignora, perché rischia di fare un disastro.
più sotto dirà addirittura si deve dare il potere a chi ha una conoscenza del bene, e poi potrebbero questi non accettare, perché il filosofo vuole contemplare il bene, contemplare l'essere, esercitare la conoscenza, non vuole fare politica. Bisogna costringere questi che non vogliono assolutamente fare politica, perché ciò li renderebbe infelici, a rinunciare a una parte della loro felicità di teorici per fare quella politica che loro non vorrebbero fare per il bene degli altri. Quindi lo Stato meglio governato e più tranquillo è senz'altro quello in cui detiene il potere chi meno lo desidera. Chi meno lo desidera, cioè una specie di elezione all'incontrario. Ci sono le elezioni politiche, mi presento io, si presenta lui, si presenta un altro, voi votate quello che non si presenta. Perché? Perché se noi ci presentiamo alle elezioni vuol dire che abbiamo una certa ambizione personale. Chi ha ambizione personale è sospetto per il fatto stesso che ha ambizione personale, perché forse vuole utilizzare la politica per qualche motivo. Se uno invece si dedica alle stelle, alla contemplazione del cosmo, o ha un filosofo e non vuole solamente saperne di politica, dovete scegliere lui, perché è colui che non vuole fare questo e quindi è il più adatto a farlo, perché è quello che non ha interesse personale a farlo, non vuole utilizzare la politica per gli scopi, ma vuole solo il bene, e gli si chiede gentilmente di farlo anche per gli altri. Qualcosa del genere è successo a Draghi, nel senso che lui era un economista, è stato preso e gli è fatto fare il capo del governo. Non ha fatto lui le elezioni, non si è presentato alle elezioni. I cosiddetti tecnici vengono a volte chiamati dai politici anche oggi, perché sono quelli che si ritiene competenti e disinteressati ad esercitare un'attività molto delicata. Adesso c'è il recovery fund, no? 200 mi pare miliardi di euro dall'Europa. Se li gestisce un politico, anche il migliore del mondo, ma di un partito X, cosa farà il politico che deve gestire 200 miliardi? Li darà ai suoi amici, agli amici degli amici, ai suoi elettori, a quelli che lo voteranno la prossima volta, cioè farà una valutazione di quello che gli conviene come parte di un tutto, perché io sono di destra, di sinistra, di centro, ho un gruppo che si finanzierà soprattutto di miei. Cercherò di finanziare la maggioranza delle persone per essere eletto, ma privilegiando quelli che mi sono più alleati, è ovvio, perché sono una parte. Se io vengo dalla Luna, per così dire, cioè sono uno che non si occupa di politica, mi si chiede, fai questo lavoro in modo disinteressato, non hai una parte, non sei di destra e di sinistra, non sei niente, sei uno che deve gestire la cosa dal punto di vista tecnico, potrei fare la cosa migliore, perché non avendo una parte da proteggere rispetto a un'altra, ma solo una scienza, in questo caso l'economia per Draghi, che mi dà i criteri migliori per utilizzare questo denaro, non avendo io vincoli per questo o per quell'altro, sono più libero di agire. Ultima cosa che vi faccio presente, pensate ai giudici della Corte Suprema Americana, eletti a vita, di nome del Presidente, però poi sono lì a vita, quindi una volta che sono lì, il Presidente è stato Trump, è stato un altro, chi se ne importa, faccio ciò che è giusto, perché ormai non mi toglie più nessuno questo seggio. Non posso essere ricattabile per qualcuno che mi dice dopo se tu non fai così non ti do più i voti. Invece i politici, i nostri, i democratici, sì, fanno ciò che è bene, però devono sempre stare attenti ai sondaggi e non scontentare questo e quell'altro perché sono sempre sotto ricatto. Platone invece vorrebbe uno Stato in cui governasse persone che non sono continuamente soggette agli interessi di questi o di quegli altri. Il contrario è esatto di quello che pensiamo noi. Dopo i filosofi ci sono coloro che sono coraggiosi. In cosa consiste il coraggio? In che parte dello Stato risiede? Ebbene, necessariamente bisogna che ci siano dei cittadini educati ad essere coraggiosi e che sono una parte della città, cioè i custodi. Due virtù dunque ci restano da scoprire, la temperanza e la giustizia, che è l'argomento centrale di tutto il dialogo di Platone, di 10 libri. La temperanza o moderazione, in greco sophrosyne. Benissimo. A prima vista somiglia a una forma di armonia e di equilibrio, più delle virtù precedenti. In che senso? Nel senso che una specie di ordine cosmos o di dominio delle passioni e dei desideri, per cui anche comunemente si dice che uno è padrone di sé, in latino compos sui, uno è padrone di sé quando c'è l'autocontrollo, in greco anche si dice enkrateia, abbiamo già detto, no? Autocontrollo. Ma che strana espressione, se uno è padrone di sé è anche servo di sé, giusto? Perché se uno è padrone di sé c'è una parte di sé che è servo di quell'altro. Quindi è come se fossero due. Ci sono due parti, la migliore e la peggiore. Quando la prima, la migliore, domina quella peggiore, si dice che è padrone di sé. Quando invece domina la peggiore, si dice che è schiavo di sé. Quando, per esempio, ha cattiva educazione o frequenta cattive compagnie, cioè il temperante, forse oggetto di biasimo, di disprezzo.
Quindi bisogna, come nell'individuo padrone di sé, la parte migliore, cioè la ragione, domina la peggiore, cioè i desideri e le passioni, come nella tradizione classica, no? Che troviamo nelle figure e così via, anche nella città la parte migliore deve governare su chi non ha le virtù degli altri. Ecco perché ci vuole chi comanda e chi obbedisce, perché non tutti sono in grado di controllarsi. Quindi bisogna che ci sia una minoranza virtuosa che governa una maggioranza intemperante. Se mai lo Stato verrà d'accordo tra governante e governati su chi deve comandare, sarà sempre il nostro. Questo Stato ideale, poi vedremo in che senso è ideale, non è che chi comanda costringa gli altri a fare ciò che essi non desiderano. Gli altri sono anche contenti di essere guidati dai primi, come le pecore dal pastore, c'è questa metafora pastorale che troviamo anche nel cristianesimo, no? Cioè l'idea tradizionale che in uno Stato ordinato ognuno è contento di ciò che è e di ciò che fa e accetta di buon grado di obbedire a chi lui stesso riconosce e ne sa più di lui. Questo vale per noi nel campo del rapporto tra minorenni e maggiorenni. Voi, se finché siete minorenni, ritenete, penso, relativamente giusto, finché siete piccolini, non avete una serie di strumenti, che chi ne sa di più, cioè i genitori, vi guidino a volte anche contro la vostra volontà. Però si ritiene che divenuti maggiorenni, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. La visione antica no. Si è sempre tutti minorenni, nel senso che c'è chi ne sa di più e chi ne sa di meno, ed è giusto che chi ne sa di più sia colui a cui chi ne sa di meno obbedisca, perché rischia altrimenti di farsi del male. Pensate a un caso banale, se io ho un dolorino qua e dico, ma secondo me non è niente, forse se bevo un po' di vino guarisco, ma forse no, è meglio che obbedisca al medico piuttosto che questa mia strana idea, giusto? Il medico ne sa più di me, è saggio per me obbedire a uno che ne sa di più, ma io sono libero di scegliere quello che voglio, sì, però sei cretino, perché scusate la persona, se non so quello che è meglio per me, è giusto che vada da chi lo sa. Questa idea, il Platone, è molto forte. Per quanto per la politica, il Platone, che è antidemocratico, non è per niente d'accordo che le cariche più importanti siano estratte a sorteggio. Lui pensa che i sorteggi devono essere finti e si debba in effetti sorteggiare chi è migliore. Per non irritare il popolo, dice che bisogna ogni tanto simulare che la scelta sia degli dèi, ma in realtà dei filosofi, che hanno già organizzato tutto perché nei posti chiave ci fossero chi secondo loro è meglio che si stia. Addirittura Platone anticipa Machiavelli, suggerendo strategie per ingannare chi, se fosse, gli si fosse detta la verità, non la potrebbe comprendere. Allora bisogna ingannarlo per il suo stesso bene, come si fa con i bambini. Gli si dice, guarda che tra la porta c'è il mostro perché non esca di casa, non c'è nessun mostro, ma lo si inganna per il suo bene. Platone ragiona così, è paternalista. Noi oggi non sederemmo nessuno che in campo politico trattasse i cittadini in questa maniera per non, diciamo, suscitare le loro reazioni. Però tradizionalmente si riteneva giusto che un sovrano potesse mentire al suo popolo per il suo stesso bene, non gli dicesse tutta la verità. Anche noi oggi, quante volte i politici o chi ci governa o la televisione di Stato magari trasmettono certi messaggi, per esempio sulla pandemia, funzionali, non so, allo scopo di aumentare la vaccinazione di tutti, non necessariamente messaggi corrispondenti alla data verità, perché la televisione di Stato è una funzione pedagogica, cerca di farci fare ciò che è meglio per noi, ci darà le informazioni funzionali a questo scopo, non magari certe informazioni che potrebbero suscitare ansia o così dice panico collettivo, tipo il fatto che qualche vaccino può avere effetti collaterali molto disastrosi, diciamo viene magari un pochino coperta, perché? Perché è un caso su un milione. Però se uno sente che c'è questo rischio, rischia che non si vaccina più. Allora cosa si fa? Si magari indora un po' la pillola, ma per il bene nostro, non perché si vuole fare male. Questo è l'idea di Platone. Cioè uno Stato pedagogico che tratta i suoi cittadini come dei bambini, che devono essere educati più che debba essere detta loro la verità. D'accordo? Questa visione è tipica della tradizione, non è solo di Platone, e quindi lo Stato deve essere così. Tutti si vogliono bene, tutti accettano il ruolo di tutti. Adesso arriviamo alla giustizia, che è il nostro tema centrale. È un pezzo che non avevamo vista. In cosa consiste questa giustizia? Ricordi che avevamo detto e ribadito che ogni uomo della città deve esercitare una sola funzione, quella per cui è nato, muratore, contadino? Abbiamo anche sentito da altri che la giustizia è che ciascuno faccia ciò che gli è proprio, senza impacciarsi d'altro. Sì. E fare ciò che è proprio non è proprio l'essenza della giustizia? Ed è proprio così. Dopo la sapienza, il coraggio e la temperanza, resta la città proprio la giustizia, che dà la possibilità di queste altre virtù di conservarsi. Cioè, in pratica, c'è chi ha coraggio e custodi, che chi accetta il governo degli altri e fa il contadino il muratore rispettando però le regole.
chi è sapiente guida la città, i filosofi, ognuno svolge il suo compito, se nessuno invade il compito degli altri, questo è giusto, e la giustizia consiste proprio in questo, nell'equilibrio tra le altre tre virtù, in modo che ognuno eserciti quella che gli è propria, fare ciò che è proprio. Nel digest, cioè nel corpus iuris civilis di Giustiniano, vi ricordate, il fondamento del diritto romano, o meglio, il frutto del diritto romano, il fondamento del diritto moderno, si ha la seguente, diciamo, definizione di giustizia, che però è di origine platonica o classica. Sapete cos'è giustizia? Justitia est sum cuique tribuere, attribuire a ciascuno il suo, dare a ciascuno il suo. Giustizia, cosa vuol dire dare a ciascuno il suo? Vuol dire che ciascuno deve ricevere ciò che gli spetta in funzione non tanto di quello che noi oggi diremmo merito, o non tanto perché sia uguale agli altri, ma in ragione di ciò che egli può dare a sua volta agli altri. Ciascuno, per esempio, un contadino senza attrezzi per lavorare il campo, non è giusto, insomma, che sia lasciato in questo momento, gli si dà gli strumenti per poter coltivare il campo. Magari la Porsche non gliela do il contadino, non so se fa, rischia di distrarsi a fare il suo mestiere, giusto? Questo è sum cui retribuire, poi si aggiunge nel digesto, nel corpus iuris civilis, neminem la ledere, non ledere nessuno, che è l'impianto più moderno, non violare la libertà degli altri, questa è già più moderna, e poi oneste vivere. Vedete, oneste vivere significa che non basta. Allora, nella visione moderna, post-istruzione francese, io a casa mia faccio quello che voglio, mi drogo, bevo, basta che non danneggi gli altri, non importa che sei virtuoso, posso darmi i vizi, anzi i vizi aiutano l'economia, perché se ho dei vizi costosi aiuto il mercato. Questa è la visione moderna, da Adam Smith in poi. È sufficiente che io però non danneggi gli altri, allora no, allora arriva la polizia. Ma se io a casa mia faccio quello che voglio, nella visione moderna, mi autorizza. Quindi ciò che rimane, il concetto antico di giustizia, è questo: non danneggiare gli altri, ma a casa mia faccio quello che voglio. Invece per gli antichi bisogna anche vivere in modo onesto, no? Drogarsi, bere vino non va bene, perché tu in questo momento non danneggi gli altri, perché i figli tua moglie non saranno tutti contenti. Dare un esempio pessimo ai tuoi studenti, alla fine, anche se non vuoi, la tua mancanza di virtù finisce per essere un danno, magari indiretto, pedagogico, di qualunque altro genere, per cui devi essere virtuoso se vuoi che gli altri siano virtuosi. Se lo Stato deve essere virtuoso, tu devi essere virtuoso, viceversa. Non puoi essere virtuoso lo Stato che non è virtuoso e viceversa, perché lo Stato sia virtuoso diventa tu. Per cui devi vivere in modo onesto. E poi non devi fare qualsiasi cosa a tua libertà ti consenta, accumulare denaro come zio Paperone. Che proprietà privata, faccio quello che voglio, non danneggio nessuno, ma tu danneggi tutti, perché tu sei capace di fare quello, se accumuli denaro, usura magari, togli denaro ad altri che potrebbero servirsene meglio. Tu fai quello che ti spetta, per cui sei nato, fai ciò che è utile per gli altri, non andare oltre ciò che è giusto che tu faccia. Ok? Quindi vedete che la giustizia, se sono antico, è più ricca della giustizia come intendiamo noi, come eguaglianza e libertà, perché implicante riconosce la propria funzione sociale. D'accordo? Questo può essere visto in termini ultramoderni, cioè nel senso quello che la Costituzione per esempio prevede, no? Il lavoro, il fondamento per la nostra vita, per l'Italia, ognuno deve lavorare per il bene degli altri, il bene comune è visto molto importante, che Mazzini esaltava i doveri rispetto ai diritti, c'è una visione democratica, moderna, repubblicana che esalta anche non solo i diritti ma anche i doveri nostri confronti degli altri della società. Per certi aspetti anche la visione del comunismo, del socialismo hanno questo tipo di, diciamo, orientamento al bene comune rispetto all'interesse privato. Però questa visione può essere anche estremamente reazionaria e conservatrice. Anche la Chiesa tradizionale, le società tradizionali dicono che ognuno deve sacrificarsi per gli altri, ma in un orizzonte fortemente diseguale, in cui ognuno ha un posto completamente diverso dall'altro. E se uno che è contadino vuole diventare, diciamo così, mercante, non è il caso, è meglio che faccia stia al posto suo, perché rischia di fare confusione. D'accordo? Perciò questa visione tradizionale di giustizia è più ricca, ma anche più impegnativa, di quella moderna, e viene da Platone, Aristotele, la tradizione antica. D'accordo? Quindi è giusto che ognuno stia al posto suo. Allora, abbiamo visto, quindi riassumo un attimo, che Platone prende il modello della città per studiare l'individuo, quindi la politica come modello per l'etica, potremmo dire. Come la città è governata dai più saggi, che conoscono il bene, cioè i filosofi, a volte gente che non vorrebbe neanche governare, ma è costretta a farlo per il bene di tutti.
sacrificando parte della propria felicità ed è difesa da dei guerrieri o custodi che, anche se non sono abbastanza saggi, vengono istruiti su ciò che vede dai filosofi e sono comunque coraggiosi, temperanti e giusti, come la città è così, anche l'individuo deve essere così. E adesso vediamo come le virtù che abbiamo focalizzato nella città in grande si possono anche riconoscere in ciascuno di noi. E cosa è in ciascuno di noi la virtù? Adesso noi seguiamo l'ordine, le tre funzioni devono essere in equilibrio nella città. E nell'anima è la stessa cosa. Per esempio, se le nostre azioni vengono sempre la stessa facoltà, se impariamo una parte dell'anima e andiamo in colla con un'altra, poi abbiamo desiderio con un'altra. Vedete, ci sono le tre virtù. Imparare, e quindi la virtù della saggezza, l'ira, e quindi il coraggio collegato all'ira, e poi i desideri, cibo, sesso, eccetera. Quindi la parte concupiscibile e la virtù della temperanza per moderare questi desideri. Quindi l'anima è divisa esattamente come la città. E quindi governi, ciascuno governa se stesso come una città governa i propri cittadini. È come se fossimo in una città. Abbiamo tre anime, vi ricordate? E quindi deve comandare una e gli altri due obbedire, perché se comanda l'anima concupiscibile siamo perduti. Come se una città comandassero i contadini, i muratori e i custodi, e quindi l'esercito nemico invaderebbe la città e la distruggerebbe. Dobbiamo esercitare un autocontrollo simile a quello che i filosofi dovrebbero esercitare sulla città. E quindi qui Platone, adesso non andiamo ad approfondire, ritorna a quello che abbiamo già visto con l'esempio di Medea, fa capire che se non avessimo tre anime, come diceva Socrate, ognuno farebbe sempre ciò che per lui è meglio, ma evidentemente non è così, perché io con la ragione vedo che una cosa è migliore, ma con le passioni, l'anima concupiscibile, magari faccio una cosa che non è quella che la ragione vede. Se governano le passioni la ragione, finisce che cedo il vizio. Se l'anima irascibile è troppo potente, come in Medea, finisce che per il bene della consistenza della vendetta uccide i propri figli, quindi fa un atto eccessivo, ingiusto. Perciò, perché Medea o chiunque di noi si comporti giustamente, bisogna che l'anima razionale governi quella concupiscibile e quella irascibile, esattamente come il re filosofo deve governare i custodi e i contadini della città. C'è una perfetta corrispondenza tra la città e l'individuo. Mettiamo che uno abbia subito un torto. Cosa succede? Ribolle di collera, si indigna e lotta per ciò che gli pare giusto ed è disposto a patire la fame, il freddo, il grande tormento del genere senza cedere, finché non abbia raggiunto la vittoria. Ecco, la collera per Platone è buona, avete notato? Mi piace l'ira, perché gli sembra un sentimento, una passione, un'emozione che porta, se ben guidata, al bene. Notate la differenza con lo stoicismo e con l'Epitteto, no? Nella visione stoica bisogna esercitare solo la ragione. L'ira, i desideri vanno completamente cancellati perché rischiano solo di portarci sulla cattiva strada. Facciamo ciò che razionalmente troviamo sia giusto, in modo freddo, impassibile, imperturbabile. Invece Platone, forse in maniera più realistica, si rende conto che non possiamo cancellare le passioni, dobbiamo piuttosto guidarle. L'ira in sé potrebbe essere buona, come nel cane rispetto al lupo, se viene guidata a fare il bene. Quindi di fronte all'offesa, lo stoico non si adira. Seneca scrive il famoso trattato De Ira per contestare ai platonici questo principio. Secondo Seneca, lo stoico e il saggio non si arrabbia mai, come Dalai Lama, non si arrabbia mai. Ti presto un piede e sorriso, non si arrabbia. Invece il platonico, se tu lo offendi, reagisce, perché l'indignazione mantiene l'ordine sociale. Pensate, no? Se chi viene offeso reagisse, si ristabilirebbe l'equilibrio, che altrimenti viene violato a vantaggio dei più prepotenti, no? Se il prepotente viene tenuto nei suoi limiti da chi si, diciamo, lo contiene, si evita che sia prepotente, no? Se il prepotente spadroneggia tutti quanti per evitare di offenderlo, dicono sì, beh, capiamo, comprendiamo, ti perdoniamo, finirà per avere la meglio. Quindi Platone è piuttosto, come dire, realista, ritiene che l'ira e l'indignazione sia un sentimento che si può avere per mantenere l'ordine sociale, però deve essere nei giusti limiti. Quindi abbiamo risolto il nostro problema. Nell'anima degli uomini ci sono le stesse parti che ci sono nello Stato, le stesse virtù e le stesse aule. Non è vero che il singolo cittadino sarà sapiente allo stesso modo per cui lo Stato? E lo stesso modo e la ragione che rendono coraggiosi, senz'altro, e così via. Quindi vedete che c'è la perfetta corrispondenza. Adesso la domanda che tutti si fanno è: ma questo stato che Platone ha così ben delineato, governato da filosofi,
protetto dai custodi guerrieri e, diciamo, nutrito dalle classi lavoratrici, gli artigiani, i contadini fondamentalmente, lui non amava molto il commercio perché lo vedeva molto pericoloso per l'ordine sociale, questo stato ideale che lui ha ben disegnato, che tra l'altro comprende cose che a me piacciono abbastanza poco, tipo abbandonare le persone che non sono più utili alla società, pare che i nazisti avessero nel loro zaino una copia della Repubblica di Platone, per fare un esempio, perché pensavano di applicare in modo quasi letterale ciò che Platone suggeriva, cosa che all'epoca di Platone poteva avere un senso, per noi alla lettera è un po' inquietante in certi tratti, però Platone ha scritto 2500 anni fa e possiamo capire certe sue, come dire, scarse attenzioni per certi diritti umani che noi consideriamo importanti, d'accordo? Comunque, questo stato più o meno ideale, meno ideale negli occhi di Platone, lo troviamo in Atene, in Sparta, in, diciamo, Tebe, le città greche? No! Perché tutte le città, dice Platone, i passi che non vi ho portato, le città sembrano una ma sono due, la città dei ricchi contro quella dei poveri, gli spartiati contro gli ilotti, gli ateniesi e i metelici, cioè le città che sembrano una sono in realtà come sfocate, dovrebbero essere una ma sono più di una, ricchi contro poveri, patrizi contro plebei, quelli di destra con quelli di sinistra, quelli della partita IVA, diciamo noi, con quelli pubblici dipendenti, cioè siamo divisi tra di noi, per cui non riusciamo a creare una città unica, un po' quello che è il tema di storia dell'Italia, no? Ricca, potente, piena di sfarto, ma separata, divisa. Ognuno fa gli interessi suoi, nessuno pensa al bene comune. In Italia si parla di familismo, ognuno pensa alla sua famiglia e non allo Stato, per cui ognuno pensa a sé e alla propria parte, non al tutto. Le città, anche al tempo di Grecia, erano divise tra fazioni, come nei comuni italiani. Platone sa questo. E quindi dice, questa città che ho disegnato non è la città reale, è l'idea di città, la famosa idea di Platone, cioè è ciò che la città dovrebbe essere. Le città reali sono dei fenomeni sfocati che sono più o meno perfette a seconda che realizzano l'idea, ma nessuna città reale corrisponde all'idea. Ed è chiarissimo quello che dice Platone. Dice che cercavamo cosa fossero la giustizia e l'uomo giusto per fissare un modello, meglio. Non intendevamo dimostrare che tutto ciò si può realizzare, ma stabilire che quanto più ci si avvicina ad esso, tanto più si partecipa di ciò che è proprio. Questo è proprio Platone, no? L'idea della partecipazione dei fenomeni alle idee. L'idea è l'ideale, la realtà non è mai corrispondente, però se non fissiamo il metro, l'ideale, come il metro del bello, del vero, del giusto, non riusciamo neanche a stabilire quanto più ci si avvicina o meno a questo ideale. Perciò non dovete pensare che Platone credessi di poter realizzare questa città, anche se lui personalmente tentò più riprese di realizzare ciò a Siracusa, col suo amico Dione, figlio di Dionigi di Siracusa. Fallì, l'ultima volta fu venduto addirittura come schiavo e in modo racambolesco riuscì a tornare ad Atene. Perciò i tentativi di Platone di realizzare la sua città ideale fallirono. Platone è molto noto come filosofo quasi mistico e spirituale, come vedremo meglio parlando del neoplatonismo, però è anche un filosofo politico molto importante, perché è il primo che ha trattato in maniera completa del problema politico, no? Si è chiesto cos'è la giustizia e come deve essere uno Stato per essere un buono Stato. Si può discutere, è molto datato sotto certi profili, però l'idea che si debba fare filosofia anche parlando di politica è di Platone, no? E poi, questo è uno stato ideale, e perché sia questo ancora più chiaro, leggiamo cosa si legge alla fine. Alla fine si legge questo. Ma insomma, dice Adimando, rivolto a Socrate, ti riferisci a quello stato di cui abbiamo discorso ora, mentre lo fondavamo, uno stato che esiste solo a parole, perché non credo che esista in alcun luogo della terra, ma forse nel cielo, replicai, dice Socrate, ne esiste un modello per chi voglia vederlo con questa visione fondare la propria personalità. Del resto non ha nessuna importanza che questo stato esista oggi in futuro in qualche luogo, perché l'uomo di cui parliamo svolgerà la sua attività politica solamente in questo e nessun altro. Cosa vuol dire qui Socrate? Io vivo ad Atene, non vivo nel mondo ideale, ma mi comporto come se Atene fosse la città ideale. E infatti è stato condannato a morte, però diciamo che si comporta testimoniando di quello che lo Stato dovrebbe essere, anche se non è così. Pago le tasse, ma vengono usate per la corruzione dei politici. Io le pago, e i politici se la vedranno loro. Testimonio di quello che dovrebbe essere lo Stato. Vado in guerra, la guerra è persa, la guerra è fatta male, i generali mi mandano lo sbaraglio, ma io vado in guerra, obbedisco le leggi, perché voglio che gli stati, cioè penso che sia giusto che gli stati, la gente obbedisca le leggi, anche se in questo caso è un disastro.
però io non devo ribellarmi allo Stato perché non mi piace come è fatto, devo testimoniare la mia vita di quello che dovrebbe essere lo Stato. Se tutti facessero così, lo Stato sarebbe ideale, si realizzerebbe lo Stato ideale. Ognuno, a partire dalla propria condizione, può fare politica facendo ciò che è giusto ed essendo un modello per gli altri. Vedete che qui anche di nuovo l'etica e la politica si mescolano. Non fa politica che organizza una manifestazione pubblica, facciamo un esempio banale. C'è il problema ecologico, facciamo una grande manifestazione contro il disastro ambientale, non so, in Amazzonia. Però per fare la manifestazione, non so, a piazza Rio Maggio, chiamiamo tutti quanti dal Friuli che vengono con le mappe e automobili inquinate sul Friuli. Mi spiego? Arriviamo qui, facciamo la manifestazione che nessuno magari filma, in Amazzonia si disinteressa di quello che facciamo noi a Mondile, nel frattempo abbiamo inquinato il Friuli. Mi spiego cosa vuol dire? Abbiamo fatto politica o abbiamo fatto solo qualcosa che ci è sembrata politica, creando più problemi che non benefici? Invece io faccio politica quando faccio una raccolta differenziata, mettiamola così. Cioè, faccio politica nella quotidianità per ogni mio singolo gesto, oppure, sapete, il consumo è consolidato. Compro il prodotto piuttosto che altri per aiutare chi ha più difficoltà rispetto ad altri. Lì faccio politica. Se mi presento alle elezioni con dei bei volantini, sì, faccio politica, ma forse faccio anche i miei interessi, perché lo sto facendo perché magari ricavo un vantaggio. Ma se di sì, può darsi di no. Però è sicuramente politica quella del supermercato e della raccolta differenziata dal punto di vista di ciò che ha trattato, perché quella è sicuramente la cosa migliore che posso fare in quel momento per il bene di tutti. Se agisco per il bene comune faccio politica, se assumo delle cariche pubbliche dicendo che voglio fare per il bene comune può darsi di sì, può darsi di no, dipende da come uso il potere che mi viene dato. Non è il potere che fa la politica, ma la prassi, cioè l'azione anche non, diciamo, mediante l'esercizio del potere, ma mediante la testimonianza, come ha fatto Socrate, che, invitato dal suo amico Critone a lasciare la prigione, si rifiutò e accettò di assumere la cicuta per testimoniare che non era giusto fare questo, d'accordo? Questa è l'idea politica, se vogliamo, nobile degli antichi, in particolare di Platone, ma anche di Stoici, di Epicurei. Tutti pensano che è migliore chi agisce bene. E questo agire bene consegue la felicità propria e quella anche sempre dello Stato. Non c'è mai uno scatto, non può essere che io realizzo me stesso e tutto va in malora, o viceversa, sono un bravo politico machiavellico, ma sono un pessimo padre, marito o professore. Cioè, non può essere, perché non è possibile che la virtù individuale non coincida con quella pubblica, almeno la visione antica. Oggi non si pensa così. Quindi meditate su questa, diciamo, tensione tra i due modi di concepire. Vabbè, è un testo cardine della, diciamo, visione antica. In questo testo, che dura 10 libri, cioè lungo 10 libri, è incardinato anche nel quinto, sesto, settimo libro, delle parti che vanno oltre la dimensione politica, che noi adesso non possiamo approfondire, riguardanti che tipo di scienza deve avere il filosofo che governa la città. È la scienza del bene supremo, rappresentato simbolicamente dal sole, che in questo contesto viene narrato il famoso mito della caverna, e quello che volevo dirvi è che questo testo di politica tratta anche della dottrina delle idee, tratta anche del tipo di scienza che deve avere il filosofo, per cui dalla politica al tempo questo testo si passa alla filosofia nel senso più ampio che Platone sviluppa. D'accordo? In questo stesso dialogo si dice che chi avrà operato bene morirà e raggiungerà l'isola dei beati, la sua anima non si reincarnerà più, raggiungerà il mondo dello spirito. Da questo testo è stato tratto il Somnium Scipionis di Macrobio, scritto in latino, che per secoli ha ispirato anche la teologia cristiana, cioè l'idea che se io agisco bene, mi comporto bene, dopo la morte sarò premiato, raggiungerò quello che era il Campi Elisi, il paradiso o le isole beate. Quindi dentro questa visione politica c'è anche la concezione religiosa e filosofica di Platone, in un certo senso, soprattutto compenetrato, il migliore in campo politico e anche il più santo dal punto di vista filosofico o religioso, raggiunge, diciamo, i vertici del sapere e dell'essere, ma questo lo approfondiremo un'altra volta. Avete capito che lo Stato non è quello reale, quello ideale, è un modello che serve per agire nel modo migliore possibile. Ecco, Aristotele, dico questo, e leggermente, sapete come Aristotele, no? Un po' più terra terra, e dice, vabbè caro Platone, sì, ma intanto questa comunione delle donne e dei beni non mi convince per niente, perché tu non riconoscerai nessuno né come moglie né come figlio, saranno tutti estranei, perché come fai? Non puoi affezionarti a 300 persone. Quindi è una cosa che non è naturale per gli esseri umani avere tutte queste mogli, questi figli. Quindi è innaturale e anche i custodi dello Stato avere le loro famiglie.
primo. Secondo, chi governa deve essere uno come un re, capace, tipo Alessandro Magno, che era il suo diretto discepolo, che governa essendo capace di governo. Al massimo può avere un filosofo come Aristotele come consigliere, ma non che il filosofo direttamente governi, perché una cosa è fare filosofia e un'altra è governare lo Stato. Vedete, Aristotele è più, come dire, realistico anche questo. Per il resto, alcune cose che dice Platone le condivide, però è contro il comunismo ed è contro l'identità piena tra filosofo e governante. Pensa che il filosofo deve essere il consigliere del governante. Altri aspetti però vengono condivisi da Aristotele, no? Aristotele, diciamo, è meno favorevole alla parità uomo-donna che per Platone, come per gli spartani. La donna può esercitare tutte le attività superiori tra i custodi, non però tra i filosofi, leggermente maschiliste in quell'ultima fase. Cioè, il governo deve essere solo dei maschi, infatti i dialoghi platonici sono solo interlocutori maschi. Però la custodia della città è affidata alle donne, un po' come le amazzoni, le donne spartane, che si allenano in palestra con i maschi per diventare robuste e combattere per lo Stato. È curioso questo modello platonico, no? Mezzo tradizionale, mezzo spartano e avanzato. Considerate che la donna forse è valorizzata perché viene concepita come colei che protegge e cura la famiglia, no? Quindi, siccome Platone ha questa visione dello Stato come famiglia allargata, non c'è niente di male che delle donne proteggano, accudiscano allo Stato, difendendolo anche con la forza, se necessario. Quindi, non so come valutare questa dimensione. Vi ricordo che invece per il cura la donna può essere filosofa, l'unico che ammette la donna alla filosofia. Quindi Platone è più moderno di altri perché ammette la donna alla difesa dello Stato, diventa guerriera, come nel modello spartano, ma non filosofa. Invece Epicuro la ammette anche al grado supremo, che per i greci è una cosa molto forte, perché vi ricordo che i greci erano estremamente maschilisti, anche rispetto agli etruschi, ai romani. D'accordo? Così abbiamo fatto anche questa, diciamo, espansione relativa alla donna. In alto il tempio, sei cavalli alati, le statue d'oro, d'avorio e oricalco. Per generazioni la legge dimorò nei principi divini. I re, ma gli ebri delle immense ricchezze e il carattere umano si insinuò e non sopportarono neppure la felicità. Neppure la felicità. In un giorno e una notte la distruzione avvenne. Tornò nell'acqua, sparì Atlantide.